la qui presente Boitani Francesca, nata a Roma e ivi residente, sporge denuncia per il furto subito nel suo appartamento ubicato in Roma alla via Cerveteri 21, quarto piano, scala B, interno 9. Allora signorina, mi dica che cosa le è stato sottratto. Tutti i miei sogni, brigadiere. Allora, tutti i miei soldi in ammontare di? Non i miei soldi, i miei sogni. Tutti i miei sogni. Il numero di? Quanti erano questi sogni, signora Boitani? Tantissimi, davvero tanti, tutti quelli che può avere una ragazza. La denunciante Boitani Francesca non ricorda il numero esatto dei sogni sottrattigli. Ora, signorina, mi dovrebbe dire quando è avvenuto il furto. Non saprei dirlo con precisione. Si sforzi, signorina, minuto più, minuto meno, all'incirca, va. Direi negli ultimi 10 anni. Negli ultimi 10 anni, dunque siamo nel 1999, meno 10, 6. Dal 1989 al 1999, anno corrente, a codesta denuncia. Ora mi descriva il contenuto dei sogni sottratti di signorina Boitani. Non saprei neanche da dove cominciare. Signorina, cominci da dove vuole. Basta che me ne descrivi alcuni, quelli più importanti. Sicuramente l'amore. L'amore. L'amore è troppo generico, signorina. Sia più precisa. Il colore, le dimensioni, la foggia. Un amore. Un amore grande. Numero un amore di dimensioni pari all'apertura alare della suddetta Boitani Francesca. Un amore fatto di piccole cose e di cose semplici. Suppellettili. Suppellettili e piccole cose di valore non quantificabile. Andiamo avanti. È scomparsa la fiducia in me stessa e anche negli altri. Benissimo. Numero una, fiducia in se stessi. Quella negli altri non la possiamo mettere perché non è di proprietà. Cos'altro? Cos'altro? È difficile dire. Con calma, signorina, non si preoccupi. Faccia mente locale, tanto non ci corre dietro nessuno. Anzi, solitamente siamo noi che corriamo dietro la gente. Cioè, nel senso, voglio dire che abbiamo tutto il tempo che vuole. Anche certi piccoli gesti mi hanno rubato. Vorrei ritrovare la dolcezza di una mano che ti accarezza i capelli. Una mano. Sì, una mano che ti dia coraggio, che ti sfiori la testa. Signori, la descrizione è di per sé sufficiente. Una mano, è una mano. Un'altra cosa ti rendi conto che è importante soltanto quando non ce l'hai più. Il ricordo di una canzone. A presente, brigadiere? Come no, signorina? Chi non possiede almeno una canzone? A me, per esempio, mi piace tanto quella, se la ricordo, quella che fa... Parlami d'amore, Mario, tutta la mia vita sei tu. Quella sì che è una bella canzone. Mi ricorda l'estate a Monopoli, provincia di Bari. A me mi è stato rubato. Beh, la denunciante Boitani Francesca aggiunge che le sono state sottratte numero una canzone di autore imprecisato. La vedo stanca. È stanca? No, possiamo continuare. Signorina, mi faccia capire meglio. Questi sogni dove erano custoditi? Nella camera da letto? Nel salone? In un cofanetto? In una cassaforte? Dove li teneva, signorina? Erano nel fondo del mio cuore. C'era un allarme? Mi fidavo. E poi ho cominciato a sentire che si stavano sporcando. Ah, questo non me l'ha detto. Lei vuole dire che prima che gli rubassero i sogni ha notato sopra delle macchie, delle impronte, va? Sì, possiamo dire macchie, ombre. Ero confusa, ho cominciato a sentire che mi stavano derubando dal profondo, ma non volevo ammetterlo, mi sentivo in colpa.
Forse se avessi denunciato prima la presenza delle impronte, chissà. Mi fidavo, gliel'ho detto. Mai fidarsi, signorina. Io lo dico per esperienza. Potrei essere suo padre. Posso avere un bicchiere d'acqua, per favore? Certo, me lo porto subito. Signorina, no, non volevo spaventarla. Le ho portato l'acqua. Grazie. Signora Boitani, adesso mi deve aiutare lei a capire certi punti che mi sono poco chiari. Insomma, io non voglio entrare nei particolari, però ci deve entrare. Questi sogni che sono scomparsi, il più importante dei quali è un amore grande, come ha detto lei. Insomma, io le chiedo di raccontarmi la dinamica. Esattamente quello che è successo. Cerchi di capirmi. Io non posso dirle esattamente come sono andate le cose. Che ne sapevo io dell'amore? Pensavo fosse così. Per tutta la vita ti insegnano a mitizzarlo e così cresci con l'idea che l'amore è buono, buono e basta. Non ci sono cartelli che ti avvertono di stare attento o cani poliziotto pronti a difenderti. Non ci sono istruzioni. Anzi, spesso le regole le scrive chi è più forte di te. È successo esattamente come le ho raccontato, brigadiere. Una mattina mi sono svegliata e ho scoperto di essere stata derubata di tutti i miei sogni. Non posso dirle di più. Mi scusi, ma perché lo denuncia solo ora? Brigadiere, mi sentivo in colpa. Già. Ha sospetti su qualcuno? Signori, io capisco che non è facile. Ma se lei è qui vuol dire che i suoi sogni li vuole ritrovare. Ci vorrà del tempo. Purtroppo non è come ritrovare un appunto. Lo so. Lo sa. Bene, abbiamo quasi finito. Solo un attimo di pazienza. Adesso rilegga la sua deposizione e metto una firma in calce. Legga attentamente. Sa, una volta firmato un verbale è come se lo avesse scritto lei stessa. Roma, 8 agosto 1999. In data odierna, la cui presente Boitani Francesca, nata a Roma il 17-6-75, utilizzando un linguaggio sibillino, dichiara di aver subito ripetutamente atti carnali a scopo di libidine dal di lei padre e dichiara altresì di esserne stata profondamente danneggiata nel fisico e nel morale.